Di estremo interesse l'incontro organizzato dalla Proloco di Filiano, svoltosi venerdì sera 3 gennaio nel centro sociale Professor Lo Russo in Filiano, sulla prevenzione delle malattie tiroidee attraverso una dieta equilibrata. Durante la serata è stato presentato il volume La dieta amica della tiroide, scritto dall'endocrinologo Pasquale Di Leo e dalla tecnologa alimentare Lucia Sant'Arsiero ed edito da Giunti Demetra. Un libro che contiene le informazioni inerenti ai progressi scientifici e le attuali conoscenze sulla patologia tiroidea, insieme alle indicazioni sulle possibilità diagnostiche e terapeutiche, e fornisce informazioni e consigli per adottare quei comportamenti e quelle abitudini alimentari utili per prevenire le varie patologie tiroidee. A dare il benvenuto la Presidente Maria Sant'Arsiero, che ha evidenziato come la Proloco di Filiano organizzi periodicamente incontri sulla salute. Il dottor Di Leo riferisce che il libro nasce dall'idea di proporre, con linguaggio semplice ed accessibile a tutti, un volume divulgativo sui problemi della tiroide che affliggono oltre 6 milioni di italiani. Di Leo ha concluso invitando il numeroso pubblico presente ad usare sale iodato per prevenire problematiche legate alla tiroide. Dettagliata l'analisi della professoressa Sant'Arsiero, che ha sottolineato come le ricette scelte sono state elaborate tenendo conto di alimenti che possano fornire un maggiore apporto di iodio, selenio e antiossidanti, con predilezione verso prodotti possibilmente a chilometro zero, che possano valorizzare il territorio. Di taglio antropologico, l'intervento del professore Angelo Lucano La Rotonda, che ha ricordato come nel 1736, in Basilicata, la percentuale di gozzo causata dalla mancanza di iodio era molto alta. Vi era addirittura il pregiudizio che il gozzo si potesse infettare. Nel suo intervento, l'avvocato Aurelio Pace, facendo riferimento all'articolo 32 della Costituzione italiana, ha detto che il libro di Di Leo e Sant'Arsiero rappresenta un evento curativo, in quanto tende a migliorare la condizione della vita delle persone attraverso la proposizione di prodotti, anche tipici del nostro territorio, di alta qualità alimentare. Nelle sue conclusioni, il dottor Antonio Prospero Colasurdo, direttore sanitario del CROB, ha sottolineato l'importanza dell'educazione alla prevenzione e rimarcato l'intento di aprire l'ospedale affinché non sia solo luogo di cura, ma anche appunto di prevenzione. La serata, organizzata dalla Proloco di Filiano, con il patrocinio del CROB di Rionero in Vulture e del Comune di Filiano, è stata condotta dalla giornalista di Rai TGR Basilicata, Grazia Napoli. Questo connubio fra cucina orientale e cucina lucana, qual è, diciamo, il tuo piatto che tu consiglieresti più facile, per esempio, a una persona che non è esperta di cucina, che possa realizzare? Allora, ci sono diverse ricette che prevedono l'utilizzo delle alghe, poiché ricchissime in iodio. Quindi, ho preparato, ho studiato dei piatti che prevedessero sia l'utilizzo di un ingrediente del posto, comunque un ingrediente italiano, con le alghe. Ad esempio, abbiamo pensato di fare una ricetta di pomodori gratinati con le alghe nori, piuttosto che delle patate aromatizzate sempre alle alghe, piuttosto che delle pupazze, ad esempio, con delle alghe. Allora, visto che la presentazione è avvenuta a Filiano, qual è la ricetta, diciamo così, che è più legata a questo territorio in particolare? Allora, bene, nel ricettario si possono trovare delle ricette tipiche, fra le quali c'è anche una ricetta di tubetti di patate con pecorino di Filiano. Allora, buonasera a tutti. In pratica il libro parte appunto dall'osservazione di quali sono le proprietà insite nell'alimento, quindi proprietà terapeutiche proprie, prende spunto un po' dalla nutraceutica, no? Quindi il curarsi con gli alimenti, attraverso gli alimenti. Ogni alimento ha delle proprietà caratteristiche. Nel caso del disturbo tiroideo o comunque per prevenire un disturbo tiroideo da carenza iodica, è necessario innanzitutto fare una dieta che sia ricca in sale iodato. Ovviamente ci deve essere sale, ma ridotto in quantità, non più di 5 grammi al giorno,
e vedete sul tavolo che è stato allestito qui dalle volontarie della Proloco, che appunto abbiamo richiamato lo sponsor, insomma il logo che viene utilizzato nei supermercati già da qualche anno per quanto riguarda la campagna di iodioprofilassi che è messa in atto dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità, proprio dove si suggerisce l'utilizzo di poco sale ma iodato. Quindi questo è il primo accorgimento. Poi tutta una serie di accorgimenti che riguardano proprio l'uso del sale, quindi il fatto di dover prevenire, di dover utilizzare il sale principalmente a crudo, quindi a fine cottura di un alimento, è preferibile utilizzarlo alla fine, è preferibile utilizzarlo grattugiandolo sull'alimento e non già reso in polvere. Poi ci sono tutta una serie di ingredienti che sono ricchi di iodio, quindi parliamo innanzitutto del pesce, dei molluschi, dei crostacei. Ci sono poi le alghe che contribuiscono notevolmente all'arricchimento della nostra dieta in iodio, e sul buffet abbiamo presentato una serie di alghe, ce ne sono tantissime, sono facili da trovare in commercio, e si possono utilizzare come aromatizzanti, quindi al posto del sale, al posto del prezzemolo, no? Perché hanno già un contenuto, una sapidità propria che è molto forte, per cui vanno utilizzate in piccolissime quantità, anche perché alcune alghe, anche in microgrammi, contribuiscono al corretto apporto di iodio giornaliero, che è di circa 150 microgrammi al giorno, nelle condizioni standard. Quindi le alghe che possono essere utilizzate per insaporire delle insalate, il caso delle alghe dulce, le alghe nori tutti le conoscono perché vengono utilizzate per preparare il sushi, ma possono essere utilizzate anche per preparare dei contorni. Io ad esempio nel libro le ho proposte con un ripieno per i pomodori, oppure per esaltare il sapore delle patate. Quindi l'utilizzo di queste alghe, oppure le alghe kombu, che possono essere utilizzate per la cottura dei legumi, ne facilitano il tempo, ne riducono il tempo di cottura, arricchiscono l'acqua di cottura di iodio e di sostanze mineralizzanti, perché come sapete le alghe hanno anche molto calcio e tanti altri minerali, e in più contribuiscono anche a ridurre alcune conseguenze tipiche dei legumi, quindi tipo la flatulenza. Quindi sono molto utili. Abbiamo poi le alghe arame e wakame, che possono essere reidratate in acqua e formano una sorta di insalata esse stesse, quindi possono essere utilizzate per farcire, per riempire altre cose. Ovviamente lo iodio è presente ovunque, in quantità variabile, in quasi tutti gli alimenti. Abbiamo detto che gli alimenti principali sono i pesci, ma è contenuto anche nel latte, è contenuto nelle uova, è contenuto anche nel pane iodato, se ci sono alcuni panifici che producono anche pane iodato, quindi non nel pane in sé, ma ovviamente subendo determinati trattamenti. Nel ricettario vengono anche richiamate alcune note che riguardano l'utilizzo del selenio, che è un altro elemento importante, che è il cofattore appunto nell'assorbimento dello iodio. E quindi sul buffet abbiamo messo una rappresentanza anche di prodotti ricchi in selenio e una rappresentanza di prodotti ricchi in ferro e in zinco, perché rappresentano altri elementi che facilitano il corretto funzionamento della tiroide. Ad esempio abbiamo messo dei ceci neri. I ceci neri sono particolarmente ricchi in ferro, quindi abbiamo messo delle patate per ricordare che esistono dei trattamenti particolari del terreno, di fortificazione si chiamano, così come il sale è stato fortificato, perché il sale ha delle piccole quantità di iodio, così come altri minerali, perché sono rappresentati anche il sale dell'Himalaya, il sale di Bretagna, il sale rosso delle Hawaii. Ogni tipo di sale ha delle sue proprietà e caratteristiche.
Tutti i sali hanno un piccolo quantitativo di iodio, ma non è standardizzato. Il sale iodato invece presenta un quantitativo di iodio standard che è di circa 30, non è di circa, è 30 mg. Quindi praticamente questo quantitativo di iodio garantisce il corretto apporto di iodio nell'alimentazione. E quindi, continuando con gli altri alimenti che sono rappresentati sul buffet, possiamo dire l'importanza dei condimenti, quindi l'importanza dell'olio d'oliva, il fatto di evitare oli di semi miscelati, in particolare oli di semi nei quali è possibile trovare dell'acido erucico, che praticamente è una sostanza che contrasta l'assorbimento dello iodio, proprio perché nel nostro paniere di sostanze alimentari occorre tener conto di tutta una serie di accorgimenti, come diceva bene il dottore. Quindi non si tratta solo di scegliere gli alimenti giusti, ma si tratta anche di cucinarli nel modo giusto. Nel libro infatti c'è anche una parte, diciamo, anticipatoria delle ricette vere e proprie, che è una parte un po' di tecnologia alimentare, dove si dice perché bisogna utilizzare quel sale, perché bisogna utilizzare quella tecnica piuttosto che quell'altra, perché ci sono tecniche di cottura che ad esempio riducono la perdita di iodio contenuto naturalmente nell'alimento, e ci sono tecniche di cottura che invece ne favoriscono la perdita. Poi ovviamente a tutto questo, diciamo a completamento di tutto ciò, ci sono gli antiossidanti che non devono mai mancare, per cui abbiamo presentato tutte le verdure di stagione e abbiamo voluto portare sul tavolo anche le brassicacee. Le brassicacee? Gossigeni o brassicacee, proprio da il gozzo gossigeni. Quindi in pratica sono tutte le, ce ne sono circa 4.000 specie, quindi non possiamo dirle tutte, non possiamo enumerarle, però basta pensare al cavolo rapa, colza, navone, eccetera eccetera. Praticamente tutti questi alimenti, broccolo, contengono gli isotiocianati, che sono delle sostanze che inibiscono l'assorbimento dello iodio. Per cui se ben cotti, ovviamente rilasciano, quindi si perde questo isotiocianato e quindi non creano grandi problemi. Invece usati crudi o utilizzati in grandi quantità in soggetti che soffrono già di un disturbo conclamato di ipotiroidismo, in questo caso bisogna ridurne l'assunzione. Quindi vanno benissimo perché sono potenti antitumorali, sono ad elevato ORAC, ma bisogna trovare delle accortezze nella quantità.